Salve a tutti ragazzi e benvenuti al quarto episodio di Brave Frontier RPG. Allora, una breve introduzione. Ho provato a registrare già il quarto episodio di Brave Frontier, ma ho avuto un inconveniente, ovvero l'audio di Brave Frontier era così tanto elevato che non si sentiva la mia voce e quindi il video è uscito malissimo. E cosa ho fatto in questo video? Sono andato avanti ovviamente nel gioco e sono andato di 3 livelli avanti alla caverna fiammeggiante. E ho fatto qualche vocazione onorevole, se non mi ricordo male. Ed eccoci qua alla solita schermata iniziale. Allora, oggi, vediamo un po', oggi è il 15. Ah, è Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti, ragazzi. Grazie per avermi seguito. Andiamo subito dagli amici. Ho delle richieste di amicizia che io purtroppo non posso accettare, dato che ho raggiunto la capacità degli amici. Accetto subito i vostri regali, grazie mille. E li invio a mia volta. Invio gli Zell. Allora, fammi vedere un attimo la squadra. Ecco, mi vedo un attimo la squadra. Ecco, mi è uscito Zegar a 2 stelle, mi pare. Sì. Vediamo subito il regalo. E sono 500 punti onore. Oggi che è Ferragosto, scusate la mia voce acuta. Oggi che è Ferragosto, possiamo ottenere questi simpatici dei elementali del metallo. Allora, questi dei elementali sono molto importanti. Ad esempio possiamo usare 5 dei del fuoco, sono unità di fuoco, e questa qua avrà un boost di esperienza in più, dato che l'unità su cui abbiamo usato i dei del fuoco è a sua volta fuoco. Quindi questi dei elementali vanno usati su un'unità che abbia lo stesso tipo dei dei. Vediamo un po', posso fare 3 evocazioni onorevoli e vediamo un po' cosa mi esce. Questa è un'evocazione rara a 3 stelle. E mi è uscito un fantasma d'acqua. Vediamo un po'. Fantasma d'acqua. Abbastanza buono. Vediamo un po' cosa mi esce da un'altra evocazione onorevole. Vediamo un po'. Si parte con un'altra porta rara. E a me va benissimo. Pff, guardate la descrizione molto accurata. Ma cosa c'ha in testa questo qua? C'ha il vomito in testa. Vabbè. Fantasma Terra. Speriamo in qualcosa di eccelso. Vediamo un po'. No, questa è a 2 stelle. Peccato. Vabbè. 2 stelle è uscito. Mamma mia, che cagata pazzesca. Una stella, scommetto. Una stella, mamma mia. Non la mettete in squadra, ragazzi. A meno che non avete nient'altro da mettere in squadra. Vediamo l'unità. Ho qui a fianco un amico che ha iniziato a giocare a Brave Frontier sotto mio consiglio. Adesso è diventato anche lui un drogato di Brave Frontier. E gli è uscito Idea della Natura, non mi ricordo come si chiama. Ha 5 fottutissime stelle e ho sclerato come non so chi. Vediamo un po' di usare questi due fa poveri fantasmi in metallo. Vediamo un po'. Io lo userei sul caro Leore, ma tanto non succederebbe granché. Vabbè. Ah, non ho neanche i soldi sufficienti, quindi sto inquaiato. Bene. Andiamo avanti con. Ah, a proposito, prima di andare avanti, andiamo subito a Invoca e vedete bene, oggi c'è questa evocazione rara, miglior tasso per le unità guaritrici. Aspettano di iniziare la tua squadra, perché si sta per preparare, cioè sta per essere accessibile Cacciatori di Frontiera, e Cacciatori di Frontiera è nella capitale imperiale Randall. Riceviamo la nostra chiave del metallo ricevuta. Andiamo subito a missione Caverna Fiammeggiante. Come vi ho detto, sono andato abbastanza avanti. Ah no, ho fatto 2 missioni, vabbè. Aito il bandito. Questa strada è infestata dai banditi. Scelgo come amica Federica, che non lo so, vabbè, oh, si è scelto da solo a causa di un click sbagliato sul mouse. Vabbè, vediamo chi amico ho. Lancia curatrice, grande aumento di cristalli di cuore prodotti durante scintilla. Va bene, 4 di energia, facciamo subito questa missione. 2 goblin orribili che muoiono in 2 secondi. Vabbè,
Vai Sparky, fai il tuo dovere. Vabbè, poi arriva Loran che gli fa un culo. E il goblin muore. Vediamo un po'. Abbiamo del karma dal forziere. Ah, vi dico, in questo, nell'episodio non registrato, ho fatto anche un dungeon, un'esplosione karmica, e quindi ho un po' di karma in più. Ho pure migliorato le strutture. E avevo fatto pure vedere le sfere, se non sbaglio. Quindi, porca miseria, si è perso un grande lavoro. È morto anche il Goblin C, che fa schifo altamente. Ecco qua una ninfa del fuoco, un'unità molto utile per far salire di livello, cioè per far evolvere le nostre unità. Vai con Sparky, attacco speciale, shock straziante, che ovviamente non toglie un cazzo, cioè non toglie nulla. La ninfa del fuoco è morta, ma non è stata acquisita, purtroppo. Purtroppo per me. Apprestiamoci a ammazzare Lizza la strega con una sciabolata di Lorand. E il goblin che non muore al primo colpo, purtroppo. Ah, muore al primo colpo, perfetto. Muore. Fantastic. Bene, andiamo alla quarta battaglia di Haito il bandito. Abbiamo altri tre schifosissimi goblin da ammazzare. Vediamo un po' la mossa speciale di lancia cosa combina. Ha tolto quasi metà vita ai nostri goblin. Vai con Sparky. Leore che ammazza subito un goblin. Un altro goblin è andato a quel paese. E manca il goblin B, che è morto. Morto amaramente. Boss! Vediamo un po' chi è il nostro boss. Sarà Haito il bandito? No. Ma è questo, Leon il signore dei ladri, che io ucciderò. Colpo dell'artiglio di fuoco. Vai con Sparky, shock straziante. Wow. Sparky sei utilissimo. Utile proprio in una maniera impressionante. Veleno incandescente, ragazzi, veleno incandescente. Vediamo un po' cosa è successo. Per fortuna nessuno della mia squadra è stato avvelenato. Questa cura, sì, lo so, amico mio. Spirito ardente. Leon il signore dei ladri è quasi morto. Vai col milione di colpi. Vai! Che bestia, ma po' forte. Lancia ha dato il colpo di grazia a Leon, signore dei ladri. E gli ultimi due schifosissimi goblin se ne vanno a quel paese. Addio per sempre, goblin di merda. Bene, ho finito questo livello. Connessione. Ecco, ho ottenuto tre orribili goblin che non mi servono a nulla. Vediamo un po' quanta energia ho. Ho 14 di energia. Andiamo a Porta del Vortice e vediamo cosa c'è da fare. Allora, ho una chiave del metallo per fare la parata, ma mi serve uno di energia in più per farla. Che fortuna. Abbiamo un sacco di dungeon, ragazzi. Tanti, tanti, tanti. Questi qua scadono tra 3 ore. Ma non posso fare un granché. Quindi l'unica cosa che mi rimane da fare è continuare con la caverna fiammeggiante. Caverna fiammeggiante. La bestia rovente. Presto potrai uscire dalla caverna, ma in fondo ti attende qualcosa di inquietante. Cosa sarà mai? Scegliamo. Suffro.
potere attacco delle creature dell'elemento tenebre aumenta del 50%. Un'unità molto utile. Goblin, come al solito. Ci sono goblin appalate proprio. I Barney che muoiono malissimo. Crepati subito. E un Barney che sopravvive. Mamma, che dolore, sta quasi uccidendo il nostro povero Sparky. Benissimo, andiamo alla seconda battaglia. Ci sono 6 battaglie incredibili. Incredibili, meravigliose. Ninfa del fuoco che possiamo ottenere, però prima ammazziamo Lizza la strega. Un attacco di Loran e di Alice combinati e Lizza è già morta. Il nostro Sparky utilissimo. No! 4 di vita per il nostro povero Sparky, ma è una pozione per te, non lo spreco, schifo, caro amico Sparky. Abbiamo acquisito una ninfa del fuoco, fantastico. Forse serve per far evolvere Zegar bestiale, non lo so, lo vedrò appena ho finito questo dungeon. Usiamo un Bear Burst su Leon il ladro, che è quasi morto. Abbiamo anche l'anomalia debolezza, ovvero attacco ridotto al minimo. E il nostro Goblin che farà una brutta fine e che muore. Ragazzi, non mettete mai il Goblin in squadra, per favore. Non lo mettete, per favore. Ancora, basta. Ma quanti Goblin ci stanno? Ma che schifo. Che palle, sono noiosi pure da ammazzare. Guarda qua, fanno proprio schifo. Andiamo alla penultima battaglia di questo dungeon. Ancora! Ma muori proprio schifo. Muori al massimo. Ed ecco qua. Ci avviciniamo alla battaglia finale. Vediamo nel forziere cosa c'è. Abbiamo cristalli di cuore e cristalli da battaglia. Tutti sono carichi per Brave Burst, a parte Zegar e Alice. Cosa potremo trovare? Oh mio Dio, Zegar la bestia. Abbiamo due fratelli gemelli che si incontrano, Zegar bestiale e Zegar la bestia. Cosa cambia tra bestiale e bestia? Non si sa. Usiamo tutti i Bear Burst possibili e vedremo i fratelli gemelli che si attaccano. Vai Zegar bestiale, attacca Zegar la bestia. Mamma mia. Toglie pochissimo a causa dell'anomalia debolezza, sia per la difesa sia per l'attacco. E abbiamo finito subito il boss della caverna fiammeggiante e avremo come ricompensa una bella gem. Ragazzi, un consiglio che vi do, a meno che non allora aspettate un attimo. Un consiglio: non dovete assolutamente usare le gemme per cose futili, tipo aspetta un attimo, ecco. Tipo recuperare tutta l'energia oppure recuperare le palline colorate dell'arena. Perché le gemme ce ne sono davvero poche in questo gioco e servono specialmente per l'evocazione rare. Per le evocazioni rare. Oddio, è un goblin di merda. Sei una creatura interessante. Va bene, seguimi. Vediamo un po' cosa abbiamo. Ecco, una gemma. Allora, le gemme usatele soltanto quando siete in difficoltà e non riuscite a superare un livello. Proprio ci avete provato tante volte e non riuscite a superarlo. Potete usare la gemma in quell'occasione oppure per fare le evocazioni rare. Ma un consiglio che vi do è: non usatele per ripristinare l'energia oppure per aumentare la capacità delle vostre unità, perché sono gemme buttate al vento. Vediamo un po' come si evolve il nostro Zegar. Oh, servono due ninfe del fuoco e probabilmente uno spirito del fuoco che io ancora non ho. Ragazzi, questo episodio purtroppo è stato abbastanza breve. Aspetta, prima di concludere qua, vediamo un po'
la città cosa offre di buono? Abbiamo le noci che vengono dalla fattoria, il karma e le gocce, e materiale anche dalla montagna. Ho sbloccato nell'episodio che non uscirà mai, ovvero quell'episodio che vi ho detto prima è uscito malissimo, cioè il volume mio non si sentiva proprio. Il volume del microfono non si sentiva proprio, mentre quello di Bellfronter stava al massimo e quindi non si capiva niente. Cosa ho fatto? Ho creato una fama lama e l'ho equipaggiata a non so chi. Vediamo un po' chi l'ho equipaggiata. Equipaggia sfera. L'ho equipaggiata al lance o al lance, come lo vogliamo chiamare. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Ci vediamo al prossimo episodio. E buon Ferragosto a tutti!